Un saluto da Enzo Musella, oggi parliamo di cultura, oggi parliamo di Napoli, della Napoli antica, della Napoli degli anni 50 e degli anni 60. Parliamo di Marcello D'Orta, che quest'anno ha scritto nel 2012 ben due libri, ma uno mi ha colpito, l'ultimo, era tutta un'altra cosa. C'è un sottotitolo di molto rilievo al quale l'autore ci tiene, I miei e i vostri anni 60. L'ho letto in una nottata, un libro affascinante che mi ha riportato indietro negli anni 50, negli anni 60, nelle difficoltà economiche, ma ricchissimo di particolari. Così ho deciso di andare a casa di Marcello e parlarne con lui. Innanzitutto ti ringrazio di aver letto anche il sottotitolo del libro. Se il titolo era tutta un'altra cosa, quindi è chiaro che cosa voglio dire. Cioè, voglio dire che gli anni 60 rispetto a questi anni sono superiori in tante cose, nelle cose che poi andremo a vedere. Ma tu hai giustamente letto anche il sottotitolo, che recita I miei e i vostri anni 60. Cioè, non tutti naturalmente sono nati a Napoli, non tutti sono nati al vicolo Limoncello, ma tutti quelli che sono nati in quel periodo hanno vissuto determinate cose. Hanno vissuto, per esempio, il senso della famiglia, che oggi non c'è più. Hanno vissuto il rito della schedina. Hanno vissuto la cordialità e con la cosiddetta vicina di casa, hanno vissuto il rito delle letterine di Natale e di Pasqua, hanno respirato un'aria migliore, chi è stato povero ha conosciuto il sacrificio, ma nel sacrificio si è rafforzato. Tutte cose che oggi sono quasi del tutto sparite. E si saranno perduti alcuni concetti e anche alcuni mestieri, alcuni mestieri che oggi non esistono più. Quello che mi ha colpito di più è la donna che portava l'olio e che era talmente, voglio dire, pericolosa, quasi ad avvicinarsi ti sentivi friggere. Descrivici questa donna, ma innanzitutto che cosa faceva questa donna? Io sono nato nel vicolo, vicolo Limoncello, perché di Napoli sa che vicolo Limoncello sta all'Anticaglia, quindi siamo nel cosiddetto decumano superiore, un vicolo dove c'era il teatro di Nerone, un vicolo molto stretto, molto angusto, dove non batteva il sole. Tant'è vero che mio padre ci diceva la domenica: guaglio, domani ti porta a vedere il sole. Sembra un paradosso nella città del sole dire questa frase, ma era così, non ci batteva il sole. Però il vicolo era quello, un po' tutti i vicoli, una sorta di società di mutuo soccorso, cioè c'erano le ristrettezze economiche che avevano un po' tutti quanti, però c'era questo grande senso di solidarietà, per cui se una cosa manca a te e io ce l'ho, te la do, te la regalo e viceversa. Ecco perché la figura della vicina di casa era fondamentale. E poi c'era la vendita così al minuto, c'erano delle figure oggi completamente scomparse, ma che facevano parte dell'economia del vicolo. Luglia Rara, alla quale tu hai fatto riferimento, esatto, era la donna che portava l'olio, venivano quasi tutti dai paesi, da Avellino, da Benevento, portavano quest'olio, certamente non di buona qualità, ma la cosa bella in tutto questo è il rapporto umano, perché questo non si limitava a vendere l'olio oppure la frutta, veniva a casa tua, parlava del suo paese, si informava delle tue cose, e come Luglia Rara, quello che vendeva le uova fresche di giornata, la famosa ricotta su scelle, che era una cosa meravigliosa, oggi non c'è più. Il carbonaio, quello delle fighe d'India che ti faceva appizzare, la famosa rattata, cioè la grattata sul ghiaccio e poi si metteva l'essenza di menta. C'erano tantissime figure del vicolo oggi scomparse. Non solo sono scomparse oggi, l'arriffatore, quello che tirava il famoso panariello, cioè con i numeri, e che cosa metteva in palio? Mica soldi, la gallina, le uova, i generi di prima necessità. Io sono nato nel 53, quindi ancora era forte il problema economico, e tutti ci si aiutavano. Oggi cosa è successo? Oggi la camorra, che è presente praticamente nella vita ormai napoletana, della quotidianità, mette nelle edicole votive, che sono numerosissime a Napoli, soprattutto nei vicoli, si parla addirittura di 5.000, mette le telecamere per vedere quando arriva
la polizia, quindi un fatto che negli anni 50 era inimmaginabile, no? Sacrilegio. Un sacrilegio, oggi con grande nonchalance nelle telecamere della Camorra. Fitta il basso, mentre il basso era abitato dalla persona, diciamo, uno di noi, dalla famiglia, no? Sì. Oggi invece cosa fa? Fitta gli extracomunitari, ma mica una sola, se ne ficca 10, 7, 8, 9, quindi prende dei fitti molto alti, perché quello non ci abita e ci va a dormire. Poi la mattina prende il suo fagotto, sciama per le strade di Napoli e ritorna poi la sera e si mette a dormire. Quindi è venuto meno anche il rapporto che si aveva tra vicini di casa, perché si fa di necessità virtù. Chi abita in un basso non può restare chiuso, deve stare per forza, deve tenere per forza i battenti aperti e quindi fermarsi con la sedia fuori dal basso. Stanno fuori dal basso, tu passi, quella ti domanda come stai, dove vai, cosa fai, quindi si instaura questa comunanza, questo dialogare che era bellissimo negli anni 60, che oggi praticamente è scomparso. Ma non solo, ma anche era un modo di far conoscere quello che accadeva a Caserta, perché erano persone che venivano da Caserta, da Avellino, quindi era un mezzo di comunicazione. Non dimentichiamo che all'epoca la televisione non c'era, quindi insomma la conoscenza, voglio dire, le notizie non arrivavano. Ma facciamo un passo un po' più avanti. Incomincia ad arrivare in Italia il primo canale nazionale, la televisione, questa sorta di miracolo dove uscivano uomini, personaggi, storie, fantasie. Ti do un minuto per parlarmi di Carosello confrontandomelo con la pubblicità che vedi oggi per televisione. Innanzitutto il primo dato è che non esisteva la volgarità, che oggi è presente in molti di questi sketch. Poi la statura degli attori che facevano il Carosello, gente inarrivabile oggi, attori con la maiuscola, da Totò a Fabrizi, a Gino Cerbi, ai giganti del teatro. Quindi Carosello aveva una sua vera e propria dignità di spettacolo. Adesso non ricordo chi, ma disse qualcuno, qualche grosso nome, ha detto che sarà la migliore cosa che hanno prodotto gli italiani, televisivamente parlando. Era tutta una poesia. Oggi invece pochi secondi si strizza l'occhio al sesso quasi sempre. Oggi si deve reclamizzare un'automobile, si mette una donna in bikini, lo sappiamo, Belen e tutta questa compagnia qua. Quindi Carosello è morto e sepolto e non potrà tornare più, purtroppo. È una cosa degli anni 60. È una cosa degli anni 60. Che senti, facciamo un passo avanti. La tradizione della domenica è del ragù insieme alla sisal. A Napoli sisal la chiamavano. Sisal. Erano due riti. Il ragù era un rito domenicale, no? Che non sempre si poteva fare, perché comunque per fare un vero ragù comunque ci vuole della carne, anche di prima scelta, e tutta una serie di altri ingredienti. Noi lo facevamo però di tanto in tanto e quella era una meraviglia. Secondo Luciano De Crescenzo, che forse si spinge un po' troppo in avanti, lui sarebbe in grado di distinguere il ragù del Pomero dal ragù di Fuorigrotta o dal ragù di Piazza Dad. Penso che sia, diciamo così, un'esagerazione. Fatto sta che era un rito che coinvolgeva tutta la città di Napoli, anche chi non aveva grandi mezzi economici. La domenica era il giorno del ragù e poteva essere il giorno delle paste, cioè dei dolci, per chi se lo poteva permettere. Oggi si mangiano le paste tutti i giorni, quindi si è perso anche quel valore, quella novità di quel giorno stabilito per quel prodotto, per quell'alimento. Però era anche il giorno in cui sul tavolo di marmo della cucina c'era papà che metteva la schedina. Metteva la schedina, due colonne, perché questo ci potevamo permettere. E io dico che mentre mio padre e noi facevamo i pronostici sulla base di presunte, come dire, valutazioni tecniche, cioè se la Juventus incontrava il Lecco dovevamo mettere uno base, perché naturalmente la Juventus era più forte del Lecco e così via. Invece le mie sorelle, sulla base di una valutazione estetica, cioè il giocatore di questa squadra è più bello di quell'altro, deve vincere quella squadra. Capirai che facendo così non azzeccammo mai niente. Cioè, nella vostra vita non avete mai visto neanche un 12.
neanche un 12, neanche un 11, però il capitolo si chiude con questo. Io dico poi, era quello il nostro 13 e non lo sapevamo. Qual era il nostro 13? Lo stare in famiglia. Il metterci intorno a questo e il sognare. La schedina era il momento del sogno. Oggi che per noi è una cosa normale scendere, andare a fare la spesa, fine anni 50 non lo era per tutti. La società di mutuo soccorso. La società di mutuo, una massoneria del cuore. Allora, aspetta, ripetimi questa affermazione. La massoneria del cuore. Eh già, perché la massoneria nasce in Inghilterra nel 700 come società di mutuo soccorso. Ma fra chi? Tra i grandi chirurghi, tra i grandi avvocati, tra i grandi notai, tra i grandi gente che si aiuta al momento. Questa invece è una massoneria del cuore, cioè qua nessuno è un professionista, sono tutti poverom se vogliamo, no? Chi è disoccupato, chi fa l'operaio, però del cuore, cioè ci si riunisce tutti insieme e ci si aiuta. Non si fa parte di una loggia massonica, o se vogliamo dire, è la loggia massonica del cuore. In quegli anni la fiera della casa, per pubblicizzare la vendita dei televisori, no? Mandava in onda a circuito chiuso, cioè soltanto per la zona di Napoli, un film. Un film che in Italia, i film in Italia si vedevano soltanto il lunedì. Se per un motivo qualsiasi tu ti perdevi il film del lunedì, dovevi aspettare il lunedì successivo. Com'era la scuola all'epoca tua da maestro? E com'è la scuola oggi? La scuola è peggiorata, quella di oggi, sotto determinati punti di vista, ed è migliorata sotto altri, anche se complessivamente a mio giudizio è nettamente peggiorata. Dove che è migliorata? Migliorata nel fatto che i maestri, ma anche le suore, negli anni 50 e 60 avevano mezzi coercitivi abbastanza, diciamo, come dire, forti, presenti nella loro educazione. Le bacchettate. C'erano le bacchettate, c'erano gli schiaffi, c'erano le umiliazioni, anche psicologiche. C'era un famoso cartello che si metteva alle spalle: io sono un somaro, e ti diceva gira per tutte le classi. Tu dovevi bussare, a volte si apriva, ti girava, io sono un somaro. Una cosa oggi assolutamente inconcepibile, no? All'epoca in cui facevo io lo studente, il maestro aveva dignità di maestro, il direttore aveva dignità di direttore, e l'alunno faceva l'alunno. Il genitore era uno che si fidava molto del professore. Oggi cosa succede? Dal 68 in poi, dalla contea, ecco, io mi fermo al 68. Questa è una carrellata sugli anni 60 che si ferma al 68. Che poi è l'anno del grande cambiamento. Ma perché due anni concludevi il decennio? No, ma sono due anni completamente diversi dagli anni 60. Io concludo questa intervista dell'ultimo libro di Marcello D'Orta. Era tutta un'altra cosa, guarda, lo leggo, i miei e i vostri anni 60, un libro tutto da scoprire per capire che cosa, tradizioni profonde, sentimenti sociali radicati in quella Napoli che pur viveva una crisi economica che al confronto di quella moderna, di quella attuale, parva materia, perché certo la munnezzaglia non la troviamo più. Qual è lo stimolo che nasce dalla tua malattia per scrivere? E come ti aiuta lo scrivere a superare la malattia? E questa forse è una domanda personalissima, sì, ma interesserà tanta gente. Guarda, io mi paragono a Scheherazade. Che Scheherazade, mi hai spiazzato, per sopravvivere raccontava. E dei momenti in, per mille e una notte. Alla fine il re è entusiasmato e colpito dai racconti di Scheherazade, decide di non ucciderla. Questo era un re che uccideva tutti quanti. E lei a un certo punto dice: tu uccidimi pure, però io ti chiedo soltanto una cosa, di ascoltare ogni sera un mio racconto. E quindi lei per mille e una notte praticamente racconta questi racconti e alla fine salva la vita. Io mi paragono a Scheherazade, cioè io scrivo per non morire. Il maestro Marcello D'Orta e il suo ultimo libro era tutta un'altra cosa, i miei e i vostri 60 anni. Grazie Marcello, ben rivederci. La nostra intervista non finisce qui, perché adesso ti do, tra virgolette, impasto ai ragazzi.
Allora, maestro Dolta, il suo libro, oltre ad essere una fotografia nitida ed appassionata del passato, degli anni della sua infanzia e prima adolescenza, è un omaggio alla memoria individuale e collettiva. Voglio farle una domanda sulla memoria e sul ricordo. Gli anni in cui la mia generazione è nata e cresciuta sono anni di frenesia, di tempi parcellizzati allo spasimo, con sempre meno spazio per il ricordo. Cosa si rischia a perdere la memoria individuale, la memoria collettiva, la memoria di tempi di grande miseria, ma di grande dignità, di grande solidarietà, di grande sacrificio, come sono stati gli anni 50, i primi anni 60 in Italia? È come se un albero a un certo punto perdesse le sue radici. Senza radici non si va in alto, senza radici non si ha neppure il senso della propria individualità. Questo che avete fatto è una domanda e un'osservazione molto profonda, ed è un po' il dramma di questi giovani, perché noi abbiamo vissuto dei momenti di grande disagio economico, però in quel disagio economico c'era questo grande senso di solidarietà, e quindi tutte le cose ce le ricordiamo proprio perché i rapporti umani erano molto forti. Le grandi istituzioni come la famiglia, la scuola, ma anche la chiesa, perché è credente, sono venute quasi del tutto meno. Quindi oggi mi rendo conto che non ci sono quei punti di riferimento, e io dico guai a quella generazione che non ha punti di riferimento. Allora come fare se si può salvare qualcosa? Il messaggio di questo libro è un po' questo, cioè chi ha vissuto quegli anni, chi conosce i valori, il senso della famiglia, la scuola, la chiesa, eccetera, dovrebbe fare di tutto per trasmettere questi valori a questa gioventù che non li ha conosciuti, affinché poi questi giovani a loro volta possano trasmettere agli altri. Ma se invece ci defiliamo, se quelli che oggi hanno 60 e più anni si defilano, non rimarrà più niente a questi giovani. Maestro Dorta, questo libro è un libro fatto, come dice lei, con tanta nostalgia, ma nello scriverlo quanto c'è di suo come necessità di ritrovare le memorie di un'infanzia perduta, e che cosa c'è per gli altri? Lei per chi lo ha scritto davvero questo libro? Allora, vedi che è stato considerato un romanzo, infatti nella presentazione dice questo è il primo romanzo di Marcello Dorta. In realtà non è proprio un romanzo, non è un affresco, il romanzo classico con i personaggi, le varie vicende. È un libro sicuramente autobiografico, però è anche un saggio. Io però, per non appesantire la lettura, l'ho diviso in due parti. La parte proprio narrativa letteraria è quella dell'autobiografia, quindi, come dici tu, una parte nostalgica, diciamo. Le note, che sono tantissime, fanno invece da saggio. Cioè, se io parlo del televisore che è arrivato nel 59 a casa mia, poi metto una nota e parlo di quanto costava all'epoca il televisore, di quante antenne ci fossero in Italia, eccetera, in modo tale che io mi rivolgo a due tipi di lettori. Quello che è più interessato alla parte letteraria può semplicemente leggersi il libro, cioè il corpo del libro. Quello che invece ama il saggio, come se fosse un vero e proprio saggio sugli anni 60, va a leggersi le note. Io spero che il lettore legga sia l'uno che l'altra parte. Quindi, diciamo così, sotto questo aspetto è un libro che potrebbe interessare un po' tutti quanti. Quindi l'esigenza e la voglia di scrivere che non l'abbandonano. Lei sta lavorando a un altro libro adesso, ce ne vuole parlare? Ecco, questo non ne posso parlare perché in ambiente, diciamo, letterario le idee nuove non si dovrebbero mai, come dire, però diffondere. Però in realtà io sto lavorando a due idee, uno non ne parlo, l'altro è una parodia del libro Cuore. Allora, il libro Cuore è un libro che ha avuto un successo clamoroso nell'Ottocento, ma siccome ricordo che una volta entrando in classe io dissi ai miei alunni: ragazzi, voglio leggervi il libro Cuore. E un ragazzo, un mio alunno di quinta, mi rispose: professore, mi già dimmi guai pa parte a capo, voi ci potete affiggere pure con il libro Cuore. Allora capii che le generazioni erano veramente passate. E allora sto scrivendo una sorta di parodia di libro Cuore, come dire, dove
questi grandi episodi del risorgimento e degli eroismi sono calati nella realtà quotidiana per vivificare anche un libro che oggi praticamente purtroppo ha poco da dire. Qual è il rapporto che lei ha con i giovani d'oggi? Allora, capire i giovani è sempre difficile per chi ha molti più anni. Io devo dire che con i giovani non mi confronto quotidianamente, per fortuna mi confronto con i bambini, quelli del mio campo d'azione. I bambini sono una realtà meravigliosa, io lo conosco bene per due motivi. Primo perché ho insegnato per 15 anni e quindi ho avuto centinaia di bambine che mi sono passate, e poi perché la parte infantile di me è molto molto forte. Quindi per rispondere a questa domanda, con i giovani dico purtroppo ho poche occasioni di potermi confrontare, con i bambini di più, e per me è una meraviglia. Quando presento i miei libri per esempio in una scuola elementare trovo delle domande meravigliose nella loro ingenuità, quando li presento ai licei diventa tutte le cose un poco più, sono naturalmente sono più smaliziati, e quindi per me è un po' più difficile capire la loro realtà. Ammetto questa mia difficoltà nel comprendere le motivazioni dei giovani, quindi conosco molto più, come dire, la fascia d'età dai 6 ai 10 anni piuttosto che quella intorno ai 20 anni. Posso dire che però in generale capire i giovani è sempre complicato, tant'è vero che conosco molti genitori che proprio per la difficoltà di interloquire con i propri figli hanno praticamente si sono arresi, e questo è un grossissimo problema perché da qui sta nascendo anche lo sfascio della famiglia. I Beatles o Mina? Assolutamente i Beatles. Io considero due i giganti della musica leggera, inarrivabili, soprattutto il primo, Frank Sinatra, che non a caso è detto la voce, e poi per quanto riguarda i complessi musicali i Beatles, che secondo me saranno un complesso musicale eterno. E la musica d'oggi? Zero. Grazie.